La mobilità sostenibile non è più una lontana utopia per i comuni di Bitonto e Palo del Colle, ma l'allarme sui livelli di veleni nell'aria in questi due comuni c'è ed è preoccupante. Duplice chiave di lettura per il convegno sulle modalità di trasporto ecocompatibili che si è tenuto a Bitonto nella sede dell'Associazione Culturale Santi Nicole Convivium. I rappresentanti delle istituzioni pubbliche e della Polizia Municipale dei due comuni si sono incontrati per fare il punto sugli interventi in materia di mobilità sostenibile, facendo emergere vizi e virtù delle attività sinora intraprese, ma se l'ottimismo per gli interventi in programma è alto, primo fra tutti la redazione del PAES, il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, molte sono le perplessità circa i livelli di inquinamento dell'aria. Ci sono alcuni punti della città dove il benzene è a livelli molto alti, ritengo che il massimo tollerabile è 5, qui siamo intorno al 4, 4,5. I cittadini devono cominciare ad essere consapevoli che l'uso e l'utilizzo dei mezzi propri è diventato costoso per le loro tasche, ma è costoso anche per la salute. Nei prossimi giorni sono previsti due momenti di approfondimento, uno a Bitonto e uno a Palo del Colle, dove saranno presentate alcune buone pratiche di mobilità sostenibile con workshop operativi, durante i quali i partecipanti potranno presentare idee e proposte per la propria città. Nel frattempo a Bitonto si lavora alla redazione del PAES. Il PAES va a definire quali sono le emissioni di CO2, quindi il trasporto ha un'incidenza molto elevata per Bitonto del 50%, che è più alta rispetto alla media nazionale. Nelle prossime settimane andremo a descrivere quali saranno le possibili azioni di qui al 2020. Le metteremo nero su bianco, li presenteremo in consiglio comunale e il piano di azione sarà adottato dal consiglio comunale. Dopodiché sarà inviato alla Commissione europea per approvazione. Però già il giorno dopo l'approvazione in consiglio comunale bisognerà cercare di attuare le misure che andiamo a descrivere per ridurre i consumi fortissimi di combustibile che ci sono a Bitonto.